Oggi parliamo di un concetto fondamentale se si vogliono raggiungere gli obiettivi della lista. Ed è riassumibile in questa frase: non puoi avere ciò che vuoi, ma puoi fare ciò che fai. Sembra una supercazzola, ma vediamo cosa vuol dire. La verità, che nessuno dice, è che anche avendo il piano perfetto, anche mettendoci impegno, costanza, disciplina, non è detto che avrai ciò che hai scritto nella lista degli obiettivi. Questa è la dura verità. Esiste il caso, la sfiga e altri mille fattori che non sono sotto il tuo controllo. Prendiamo ad esempio le Olimpiadi. Tutti si allenano per la medaglia d'oro, ma solo uno la vince. Ma se vuoi raggiungere veramente gli obiettivi, il focus non deve essere su ciò che vuoi, ma su ciò che fai. Quindi dovresti focalizzare la lista degli obiettivi non su ciò che vuoi, ma sulle azioni che farai per raggiungere ciò che vuoi. Perché ciò che vuoi non è in tuo controllo, ma le azioni che puoi fare sono in tuo controllo. Tornando all'esempio degli Olimpiadi, non è detto che tutti vincano la medaglia d'oro, però tutti si allenano. Sono focalizzati su ciò che fanno, cercano di fare il meglio possibile per avere la medaglia d'oro. Vuoi avere 10K al mese? E hai deciso che li farai tramite un e-commerce? Allora focalizzi i tuoi obiettivi sul creare il prodotto o trovarlo, su creare il marketing, o trovare qualcuno che lo gestisca, su creare un'assistenza clienti, tutte le azioni necessarie che servono per poi farti fatturare. Questo ti assicura di avere 10.000 euro al mese? Assolutamente no. Tuttavia ti assicura di imparare nuove cose su come creare il prodotto, nuove cose sul marketing, ti fa vedere nuovi mercati, quindi ti fa creare una base di esperienza. Impari a gestire i clienti nella maniera migliore. Ma facciamo un altro esempio: vuoi perdere 10 kg? Tu non hai nessun controllo sul fatto che il tuo corpo voglia rinunciare a 10 kg, hai il controllo sulle azioni che possono portare a questo risultato. Quindi, per esempio, allenarsi 3 volte a settimana, fare 10.000 passi al giorno, mantenere un deficit calorico di circa 500-300 calorie al giorno e avere tanta tanta pazienza. Puoi focalizzarti su queste azioni perché sono in completo tuo controllo. Questo ti garantirà di perdere 10 kg? No, però aumenta drasticamente la tua possibilità di farlo. O ancora, vuoi delle ragazze nuove? Non è che basta scrivere voglio delle ragazze nuove e aspettare. Devi fare delle azioni, per esempio frequentare posti nuovi, uscire con altre compagnie in modo che ti possano presentare magari le loro amiche, provare con Tinder, lavorare sul proprio fascino e sul proprio aspetto, lavorare sui propri profili social in modo da renderli più accattivanti. Questo ti garantisce di avere delle ragazze nuove? Assolutamente no, ma rende tutto molto più probabile. Quindi, quando scrivi la lista degli obiettivi, ciò che cambia le regole del gioco, ciò che fa ottenere veramente risultati, è concentrarsi sulle cose che puoi fare e sono pienamente in tuo controllo. Questo aumenta drasticamente le tue probabilità di successo. Quindi, adesso prendi la lista dei tuoi obiettivi e di fianco a ciò che vuoi, scrivi ciò che farai e il tuo focus sarà nel perseguire quelle azioni con costanza e impegno. Questa è l'unica via per raggiungere i risultati desiderati.